Beh, e quindi niente più Superman, cioè niente più Henry Cavill come Superman. Questa è la notizia, sembra sia andata così, ora ve ne parlo, però prima ricordate di iscrivervi a Everyday Plus e attivare la campanella degli avvisi così non vi perdete tutti i nostri video. La notizia ufficiale è arrivata da Cavill, è arrivata da Gunn, Henry Cavill non sarà più Superman. I due si sono infatti incontrati, hanno parlato del futuro di Cavill nella DC e questo futuro sembra proprio non esserci. James Gunn ha infatti detto che stanno lavorando a un film sulle origini, diciamo, di Superman, quindi con una sua versione più giovane, magari mentre lavora come giornalista a Metropolis. E questa versione non sarà interpretata da Henry Cavill. Il tweet di Gunn, diciamo che aveva lasciato aperto qualche spiraglio, perché aveva detto che si erano incontrati e avevano parlato comunque di progetti futuri. Cavill invece ha detto che non ci sono buone notizie e che quindi non tornerà sostanzialmente come Superman. La notizia, se ci pensiamo un attimo, è allucinante, cioè questo 2 mesi fa era nella post-credit di Black Adam ed è ritornato perché gli era stato sicuramente detto che sarebbe stato un perno centrale del futuro del DC Universe. Solo che nel mentre è arrivato James Gunn, che dovendo fare il Kevin Feige della DC ha dovuto in qualche maniera fare tabula rasa. Tabula rasa che sicuramente andrà a colpire anche tutti gli altri volti della DC. E non è una scelta facile quella di rinunciare al Superman di Henry Cavill, anche perché è un volto perfetto, al physique du rôle perfetto per interpretare l'uomo d'acciaio. Quindi a mio parere qua nessuno ha torto o ragione, perché da una parte è ovvio che Henry Cavill spiaccia molto non poter più fare Superman, e in questo caso ha tutte le ragioni del mondo a prendersela con la dirigenza Warner prima dell'arrivo di Gunn, anzi con tutta la gestione dell'ex ormai DC Extended Universe, gestione che è stata fallimentare sotto ogni punto di vista. Al tempo stesso però pensiamo anche a James Gunn, lui deve ripartire da zero, deve ricreare un po' quello che ha fatto Kevin Feige con l'MCU. Come fai a ripartire da zero se hai ancora i volti vecchi? Non è nemmeno facile far capire alle persone, magari allo spettatore medio, che quei volti lì, quel mondo lì, non appartiene più al tuo nuovo universo. Cioè che quei film vecchi non esistono più in qualche maniera. E quindi Gunn deve prendere delle decisioni molto complicate. Fra queste appunto abbandonare Henry Cavill. Badate bene, io non sono d'accordo con questa decisione, per me Cavill è un Superman perfetto. Però capisco il senso di lasciarsi indietro il passato per cominciare proprio da zero. Anche perché se continui ad ancorarti a quella roba lì, poi non vai avanti. Però andare avanti significa perdere volti ormai iconici nel nostro panorama. Volti appunto come quello di Henry Cavill. Ma è una cosa che molto probabilmente succederà a Gal Gadot, succederà a Momoa e ad altri. La vera colpa di tutta questa situazione è ovviamente la gestione della Warner prima dell'arrivo di Gunn. Ricordiamo che queste persone hanno richiamato a gran voce Cavill in Black Adam. E lo stesso Cavill aveva sottolineato questa cosa dicendo «Eccomi, sono tornato!» E non 1, 2, 3 anni fa, mesi fa. Quasi come se fosse stato rassicurato proprio sul fatto che sì, il progetto futuro del DC Universe parte anche da te. Ecco, questo è l'ennesimo tassello, l'ennesimo chiodo, diciamo, nella tomba del DC Universe al cinema. Anzi, pardon, del DC Extended Universe, perché il DC Universe, quello di Gunn, potrebbe proprio ripartire anche grazie a queste cose, tirando proprio una linea netta che divide quello che è stato prima da quello che succederà poi. Una linea, appunto, non facile da tracciare. E quindi adesso che succede? Adesso avremo un nuovo Superman, probabilmente più giovane e pronto ad andare avanti per molti film. Purtroppo qui dobbiamo fare un compromesso anche noi. Sia i fan della DC più duri e puri, diciamo, sia i fan dei fumetti in generale e dei cinefumetti in generale. Cioè, si vuole continuare a zoppicare con la DC al cinema o vogliamo un universo condiviso coerente come quello della Marvel? Senza stare a parlare di qualità dei prodotti, proprio come coerenza dell'universo stesso. Gunn sembra che questa coerenza la voglia dare. E uno dei prezzi da pagare è Henry Cavill. Io non l'avrei pagato, però capisco l'esigenza di Gunn di andare avanti e cancellare tutto quello che era venuto prima. Ad esempio si parla di Ben Affleck, ma solo come regista. Infatti sicuramente anche il suo Batman verrà cancellato. E chissà ancora cosa succederà con The Flash. Film che rischia di fare più o meno la stessa fine. Perciò da questa storia resta solo un po' di speranza per il futuro e dell'idea generale che ha James Gunn in testa. Idea che sembra molto chiara e Gunn ha anche dimostrato di volersi prendere i suoi rischi e andare dritto per la sua strada. Bisogna solo vedere dove porterà. Questi erano i miei 2 centesimi sulla questione, questione non bella in effetti, che però era un po' fisiologico quasi che si arrivasse a questo punto. E ora ditemi la vostra però, cosa ne pensate? Siete tristi per la dipartita del Superman di Henry Cavill? O siete contenti che nasca un nuovo DC Universe completamente slegato da quello che è successo prima? Siete d'accordo con Gunn? Siete contro di lui? Ditemi un po' quello che pensate nei commenti qua sotto. Iscrivetevi al canale così noi ci vediamo al prossimo video. Sperando di non dover commentare Henry Cavill che abbandona un altro ruolo. Alla prossima, ciao!